Ciao amici, iniziamo bene insieme una nuova settimana. Ben ritrovati anche questo lunedì. Vi anticipo subito quali saranno i miei prossimi video della settimana. Mercoledì 8 marzo pubblicherò un vlog su come focalizzare la speciale forza delle donne. Intanto auguri in anticipo a tutte le amiche di YouTube per la nostra festa. In realtà tutti hanno una forza incredibile, donne e uomini, ma per usarla al meglio bisogna conoscerla. Per questo ve ne voglio parlare nel mio prossimo video. A proposito di festa delle donne, io sono un po' confusa. Sapete perché? Da bambina mi hanno detto che si festeggiava la donna per la sua grazia e femminilità. Certo, grazie degli auguri anticipati. Poi ho scoperto che non era esattamente così. Ah no? No, era un modo per portare l'attenzione sulla discriminazione e la richiesta di parità sociale e lavorativa. Non proprio la festa rose e fiori, anzi mimose e fiori, e forse nemmeno la solita trovata commerciale. E allora cos'è? Non so bene, senza dilungarci troppo, all'inizio del Novecento hanno collegato questa manifestazione femminile a dissidenti politiche russe, insomma personaggi scomodi ai tempi. Ma davvero? Nel dopoguerra a un incendio in una fabbrica americana dopo un'assemblea sindacale femminile. Ci furono molte vittime, donne che si vogliono ricordare, ma non ci sono riferimenti storici chiari. In quel periodo ne succedevano spesso. Che confusione! E la mimosa gialla da dove viene? Già, mi sembra di essere Roberto Giacobbo di Voyager che cerca di svelare un nuovo mistero. La cosa che possiamo citare con certezza, senza paura di essere smentite, è che nel 1977 le Nazioni Unite hanno dichiarato la giornata per i diritti delle donne e della pace internazionale. È stata presa la giornata dell'8 marzo, già scelta e celebrata dal 1946 dalle donne italiane attiviste, il cui simbolo era l'unico fiore disponibile a marzo e accessibile a tutte le donne, la delicata mimosa. Insomma, sapete cosa vi dico? Donne in coppia o single, da sole o con il partner? Comunque sia andata in passato, pensiamo che oggi, l'8 marzo, invece di rivendicare, possiamo celebrare. E questa cosa è bellissima. Punto e basta. E mercoledì, con il mio video, darò il mio contributo per celebrare la forza delle donne. Per il video di domenica sulla salute naturale, non perdetevi la mia speciale ricetta perché vi farò fare un'insalatona a dir poco risolutiva per tantissime situazioni. E chi vuole curiosare tra le stelle e i pianeti per il suo non il solito oroscopo di marzo, lo trova nel mio nuovo canale dedicato all'astrologia. Il link è nell'info box qui sotto che vi consiglio di consultare sempre come buona abitudine. Bene, adesso è il momento dei mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividete e iscrivetevi al canale con il classico click. Stay tuned e ci vediamo presto qui sul canale, naturalmente. Ciao. Dai, auguri anche a te, Simona. Prossimo video. Prossimo, si è sentito.